Salve a tutti e benvenuti sul canale Tessiland. Io sono Andrea e questa è la rubrica del come fare. Oggi davvero ci buttiamo nel come fare. Farò un qualcosa che richiama moltissimo l'autunno, ma che ha anche una valenza per tutti gli altri mesi, perché andremo a creare una zucchetta riempita di fiori di lavanda per profumare e salvaguardare la vostra lana, perché vi ricordo che la lavanda è un'essenza, un fiore che allontana gli insetti dalle nostre lane. Quindi andiamo a vederlo subito nel dettaglio. E quindi vediamo allora il necessario che ci occorre per creare questa nostra zucca purpurì. Allora, servirà un tessuto che noi taglieremo 30x20, ago e filo, juta e panno lincio. In più, se volete, potete utilizzare all'interno per il riempimento o l'ovatta, oppure in questo caso, come io la farò, utilizzerò la lavanda, i fiori di lavanda. Vediamo quindi come poterlo realizzare totalmente. Dimenticavo, ci serve in questo caso la colla a caldo. Io lo farò con la colla a caldo per essere più veloci nel realizzo e anche perché questo è un piccolo lavoretto che farò fare anche a casa ai miei bimbi. Quindi, cosa facciamo? Prendiamo la colla a caldo, andiamo sul laterale del tessuto, quello da 20 cm, e tiriamo una linea di colla a caldo. Io vi dico una cosa con il tessuto: fate prima un pezzettino, poi lo mettete sopra e lo fate incollare, perché il tessuto con la colla a caldo potrebbe non prendere del tutto. Poi ripartite ancora, mettete altra colla a caldo. Ecco qua, e siate veloci nel chiudere e schiacciate bene bene. Perfetto, facciamo prendere bene la nostra colla a caldo. Nel frattempo prendiamo dei pezzettini di juta. In questo caso la faremo lunga 70 cm. La pieghiamo, quindi facciamo unire i nostri pezzettini qua sopra e facciamo un piccolo nodino qui. I pezzettini che noi andiamo a fare di juta ne sono 3. Nel momento in cui noi facciamo questo nodo avremo 6 pezzi di juta. Cosa facciamo? Prendiamo il nostro tessuto, lo apriamo e lo inseriamo all'interno, facendolo uscire dall'altro lato, in questo modo. Ora la parte, questa qui della juta, deve essere ben centrale e procediamo con una chiusura a fisarmonica. Lo potete fare anche con l'ago, perché così viene sicuramente molto più preciso, ma io in questo caso lo farò direttamente a mano. Quindi prendiamo e iniziamo a chiudere il nostro pezzettino a fisarmonica, così chiudiamo ancora, prendiamo il nostro pezzo tenendolo ben stretto e centrale, chiudiamo ancora in questo modo e cerchiamo sempre di portarlo più possibilmente a fisarmonica, perché questo ci servirà per creare meno grinze nel momento in cui noi andiamo a girare. Ora, su questa parte qua, noi con un qualsiasi filo, potete utilizzare anche la juta che avete utilizzato per questi nostri filzolini, facciamo un nodino. Mettiamo così e facciamo il nostro nodino stretto stretto. Ecco qua, potete utilizzare qualsiasi nastrino, qualsiasi tipologia di fila, basta che sia molto resistente.
Dopodiché cosa facciamo? Prendiamo il nostro tessuto e lo rigiriamo come si fa con il calzino, ecco qua, e inseriamo la mano all'interno cercando di mettere a posto le grinze che ci sono. Questa sarà la base della nostra zucca, ecco qua, perfetto. Ora potete fare due cosettine. Se volete, potete inserire prima un po' di ovatta nella base, in modo che gli diamo una struttura che deve essere la più circolare possibile. Quindi inserite all'interno, allora vediamo così, ecco, perfetto. Inseriamo all'interno la nostra ovatta, cerchiamo di allargarla bene bene bene, in modo da dare proprio l'idea di un cerchietto, in questo modo qua, perfetto. E poi io cosa farò? Riempirò la mia zucchettina, cerchiamo di tenerla più ferma possibile, con i fiori di lavanda. La lavanda, ricordate che è uno dei profumi che allontana tantissimi animaletti che potrebbero dare fastidio alle vostre lane, quindi questo lo potete utilizzare o come porpurì per ambiente oppure anche per salvaguardare i vostri armadi. Mettiamo adesso bene bene dentro e a questo punto voi fate la prova della vostra zucchetta. Ricordate che la lavanda è molto morbida, quindi fate la prima prova per vedere se vi piace il vostro girettino. Ecco, qui ce ne vuole un altro pochettino, quindi inseriamo ancora un altro poco di lavanda, cercate di batterlo il più possibile, ecco qua, inserite e date una leggera pressione all'interno e la nostra zucchettina è pronta. Ora io vi do un altro consiglio: prendete un altro poco di ovatta, la sfaldate per bene in questo modo e la inserite sulla parte alta, così evitiamo anche che possa uscire la lavanda, rimane molto più ferma e molto più pulita. A questo punto abbiamo fatto la nostra zucchetta, eccola qua. Prendiamo i fili che abbiamo tagliato prima e li portiamo verso la nostra mano in questo modo, cercando di bloccarli tutti in un modo omogeneo, perché questo servirà per fare gli spicchietti della zucca. Metteteli a posto prima di procedere con la chiusura, ecco qui. Avete bisogno di un po' di pazienza, ma alla fine ce la fate. E quando abbiamo creato questo sacchettino così, ecco qua, procediamo con la chiusura del nostro sacchetto. Potete prendere sempre un pezzettino e procedete alla chiusura del sacchetto e fate il nodo più stretto possibile. Ecco qua. Vi do un consiglio: non tagliate mai troppo vicino, perché questo qua si potrebbe sfilacciare ed è un peccato che poi roviniamo il nostro lavoretto. Ora, prima di andare a stringere, possiamo rimodellare la nostra zucchetta in questo modo e andiamo a tirare i fili degli spicchi facendo anche un piccolo nodino, ecco qua. Questi due qui li ho tirati e ci faccio un nodino. Un altro spicchiettino è questo, un altro spicchiettino è questo e l'ultimo spicchiettino è questo. E così potete anche tirare la stoffa in questo modo. Quando abbiamo finito tutte le nostre legature, abbiamo tirato, prendiamo questa parte qui e l'alziamo verso l'alto.
Ora io vi do un consiglio, noi dobbiamo dare una copertura al nostro stelo della nostra piccola zucchettina, quindi prendiamo la colla a caldo, teniamoci sempre questi fili perché questi ci serviranno per evitare che la zucca si stacchi, quindi mettiamoci un po' di colla a caldo e iniziamo il nostro lavoro. Opla, ne ho messa anche troppa. E diamo il nostro lavoro in circolo. In questo modo. Tenetelo bello stretto. Cercate di coprire il più possibile la parte del tessuto. E arrivati a questo punto, noi faremo un taglio, perché non possiamo riprenderlo tutto. Il taglio della zucca lo facciamo un po' di sbiego in questo modo qui. Prendiamo tutto e tagliamo. Come vedete, la parte proprio della zucca, quindi questo nostro stelo, esce benissimo. E adesso dobbiamo andare a coprire questa parte qui con la colla. Il nostro stelino è completato, ora possiamo dargli un po' più di forma alla nostra zucchetta. Poi per abbellirlo prendete del pannolencio come questo, lo piegate e gli creiamo una fogliolina. La fogliolina è semplice, basta fare due undicine piccole piccole in questo modo qua. Ecco qua, abbiamo creato le nostre foglioline, io ne avevo create anche altre, che poi con un semplice punto di colla le stringiamo su questo lato, quindi diamoci la colla e stringiamo qui, in questo modo, facciamo fare presa, benissimo, e posizioniamo le nostre foglioline. Mettete la colla a caldo e posizioniamo una qui e un'altra la possiamo mettere qui in questo modo. Poi potete abbellire in qualsiasi modo le vostre creazioni. Ma la nostra piccola zucchettina profumata l'abbiamo creata. Ora vi faccio vedere altri piccoli prototipi, come questa zucchettina qui fatta in pannolencio. All'interno non ci sono i fiorellini, ma c'è solamente l'imbottitura, con un piccolo stecchettino di legno dove si può anche in questo caso prendere gli oli profumati e versandolo sullo stecchettino di legno che viene assorbito il profumo, anche lui farà da profumatore. Oppure potete fare la vostra zucchettina con altro tessuto e dare un'idea regalo, o che dire, un bellissimo centro tavola profumato, in modo che potete avere sicuramente una bellissima idea per il vostro autunno. Ed eccoci arrivati alla fine, come sempre dico, facile facile facile. Abbiamo creato le nostre zucchettine profumate dai fiori di lavanda oppure semplicemente ornamentali. Spero che vi sia davvero piaciuto questo video, se vi è piaciuto mettete un like, condividete il più possibile, seguite tutte le nostre rubriche perché ci saranno tante tante novità.
E io con queste bellissime zucchettine, io vi saluto e vi aspetto al prossimo tutorial. Ciao!